ha detto il 14 agosto verrà a Napoli, perché ha preso l'impegno quando venne in prefettura ogni 3 mesi di fare il punto nella nostra città. Poi ha detto che da qui al 14 agosto ci sono una serie di questioni sul tappeto, tra cui Bagnoli, e di Bagnoli ne abbiamo parlato anche quando ci siamo incontrati stamattina prima del suo discorso, quindi per Bagnoli bisogna far molto prima del 14 agosto, 14 agosto è lontanissimo. Siamo rimasti che ci vediamo a giugno a Roma per fare il punto sulla città io e lui, e il tema su cui è caduto il discorso reciprocamente è stato su Bagnoli come priorità assoluta, quindi ho ragione di ritenere che a giugno si chiude la partita di Bagnoli col governo. Renzi secondo me deve approfondire molto il dossier Mezzogiorno, che il dossier Mezzogiorno si gioca allo sviluppo del paese, del resto l'ha detto il Presidente della Repubblica quando venne a Napoli ormai circa un anno e mezzo fa: senza sud non c'è unità e non c'è sviluppo, e per ripartire da sud lo devi conoscere il sud. Noi ci siamo a far conoscere al governo le vere ragioni e i veri bisogni del sud. Nei confronti del sud bisogna agire, l'ho apprezzato quando lui ha detto più azioni e meno parole, però bisogna anche parlare di Mezzogiorno e parlare un linguaggio chiaro, soprattutto quando si viene al sud. Su Bagnoli la cosa più positiva è che si firma con il governo nelle prossime ore. Noi abbiamo già trasmesso i documenti, abbiamo anche trasmesso la penna. E dal discorso che ho avuto col Presidente del Consiglio mi pare che la penna la tiene pronta anche lui, quindi è proprio una questione di agenda. Lui adesso è partito per l'estero, entrambi vogliamo fare una cosa grossa, quindi non è una firma che devono mettere i funzionari o i direttori generali, è una firma che deve mettere il Presidente del Consiglio e il Sindaco, ovviamente il Presidente della Regione per la parte di sua competenza, perché Bagnoli siamo entrambi d'accordo che è il simbolo di come può ripartire l'Italia e il Mezzogiorno nei rapporti soprattutto tra enti locali e governo, perché questa è la vera novità di Bagnoli, perché sinora i governi si sono male occupati di Bagnoli, e la svolta che sembra annunciare Renzi, io ci metto la faccia e voglio dare una svolta su Bagnoli per il ruolo del governo, perché poi c'è il ruolo degli enti locali che hanno fatto la loro parte, almeno il Comune di Napoli in questi 3 anni. Io non ho bisogno né di partiti né di carri, né i carri che vorremmo tenere per sempre sono quelli di Piedigrotto, quelli di San Gennaro, cioè quelli che a noi piacciono molto. Il tema invece è il partito della città. Renzi ha detto: noi siamo il partito della nazione, noi siamo piccolini, 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 siamo il partito della città. Cioè io sono il sindaco di Napoli e Napoli sta dimostrando in predissesso, senza soldi, mille sofferenze, mille difficoltà, di avere una grande forza, una grande umanità, una grande capacità di reazione, e questa è politica. Perché ogni cittadino a Napoli sta facendo politica, perché ha rialzato la testa, proprio quello che diceva oggi il Presidente del Consiglio, non si è abbattuta, e forse oggi nel nostro piccolo, senza presunzione e umiltà, possiamo essere anche un piccolo esempio di come si può ripartire nel nostro paese.